Mario Guarini e vi descriverò velocemente l'attrezzatura che ho utilizzato in questa sessione di registrazioni. E partiamo prima di tutto dal basso, che è un allevacoppolo LG5, uno strumento a cui io sono molto affezionato perché riproduce come sia come costruzione, come tipo di legni, un vecchio Fender vintage, ma con il vantaggio di essere 5 corde, di avere un'elettronica attiva e quindi gli dà un suono un po' più moderno e aggressivo. L'attrezzatura che utilizzo per registrare è della Mark Bass, quindi abbiamo la Big Bang e la 104HR. Tutto il setup l'abbiamo registrato tramite tre canali. Per il primo canale abbiamo utilizzato la DI della testata stessa, che è molto bella secondo me. E poi abbiamo utilizzato un Neumann U47 FET, un classico microfono che si usa per il basso, per microfonare la cassa. Io tendo a utilizzarla vicino al bordo del cono. E dopodiché abbiamo utilizzato un Vintage Deluxe della Dark Glass per fare il canale un canale completamente distorto. Ora, queste tre linee le registriamo contemporaneamente e tramite l'equilibrio, quindi aumentando una o l'altra, riusciamo a creare tutto uno spettro più vario di sonorità, come vi faremo sentire a breve. La DI chiaramente definisce la parte più cordosa, la punta del suono, ma potrebbe risultare un po' secco, anche se molto definito. La cassa chiaramente ha la parte più rotonda, più morbida, e anche l'aria dell'ambiente, quindi rende il suono più morbido, ma chiaramente rischia di togliergli un po' di definizione, quindi le compensiamo proprio per avere in entrambi gli aspetti del suono. Il canale distorto serve per aggiungere un po' di armoniche naturali della distorsione e anche per dare un senso di compressione, perché il distorsore in qualche modo comprime anche il suono, quindi lo compatta. E questo chiaramente dosandolo rispetto anche alla quantità di aggressività che vogliamo dare al suono, serve per aggiungere un pochettino di armoniche, un po' di bite, come si dice, di morso, di aggressività al suono finale. E quindi ora ci trasferiamo nel reparto della registrazione per farvi vedere e sentire poi i suoni delle tre linee separate. Ciao a tutti, eccoci nella parte della registrazione e qui abbiamo le tre tracce, come vi dicevo prima, la traccia del microfono, la traccia della DI e la traccia della distorsione. Adesso io ho messo in solo una parte del pezzo, andremo a sentire le caratteristiche sonore di ogni traccia. Questa è la traccia del microfono, quindi come sentite il suono è rotondo, anche un po' cupo e ha una buona parte di ambiente, non è molto secco, a differenza del suono della DI, che come sentite è più aggressivo, più definito, ma meno corposo, un po' secco. È per questo che noi sommandoli abbiamo un po' il vantaggio di tutte e due. Come fare questo equilibrio? Chiaramente questo va fatto nel mix di ogni strumento, perché di ogni pezzo, perché in alcuni brani si vuole favorire la rotondità, in alcuni brani si ha bisogno, magari perché si è deciso di dare un suono molto più corposo alla cassa, si ha bisogno più di punta. Dopodiché abbiamo la distorsione. Questo chiaramente, a meno che non stiate facendo il disco di Metallica, il suono questo sentito da solo è molto aggressivo, ma è equilibrato rispetto agli altri. Può creare un equilibrio molto interessante. Chiaramente la distorsione viene assorbita dal resto degli strumenti, quindi per dosare bene la distorsione dovete sentirlo con tutto il contesto. Quindi lo proviamo a sentire con tutto. Ecco, quindi questa è la maniera più
veloce per riuscire a ottenere un suono molto più vario e più interessante, in modo che lo potete fare dopo con tutta la calma e soprattutto sentendo il mix finale, cioè il risultato finale, già con tutti gli altri strumenti. Questo, chiaramente, per fare questo è fondamentale che tutte e tre le tracce che abbiamo fatto siano in fase. In fase vuol dire che la forma d'onda parte e sia perfettamente identica. Poi magari faremo un video a parte dove vi spiegherò come ottenere questo, ma a grandi linee il concetto è immaginate che la DI per definizione arriva prima del microfono, che ha la distanza fisica della ripresa, ha anche una serie di cablaggi più complicati, quindi bisogna fare in modo che a livello veramente molto sottile, quindi a livello di sample addirittura, le tre tracce siano perfettamente sincronizzate, altrimenti si crea un effetto di fase che crea un problema, soprattutto per il basso. Quindi senza addentrarci troppo nell'aspetto tecnico, o magari vi fate aiutare a fare in modo che le tre linee siano perfettamente in fase, e a quel punto potete lavorare in massima libertà e tranquillità concentrandovi solo sul risultato sonoro. Spero che questo sia stato utile per voi e vi ringrazio. Per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi sotto il video. Ciao, grazie a tutti.